Svegliati, svegliati, informati. Ricatto bancario. Vuoi un mutuo? Semplice, diventa socio della nostra banca. Arriva finalmente la maxi multa a Banco Popolare di Vicenza. Finalmente l'antitrust si è espressa. È una pratica commerciale scorretta e la banca deve essere punita. 4 milioni e mezzo di euro la multa data al Banco Popolare di Vicenza. È vero, non è tanto. Ma è un inizio. In poche parole, la banca, attraverso i suoi direttori e i suoi consulenti, ti obbligava e ti induceva a diventare socio comprando azioni della banca. Quindi la condizione era: se tu diventi socio, è più facile che io eroghi un tuo mutuo. Un vero e proprio ricatto. Gli imprenditori lo sanno. C'è il direttore di banca che diventa quasi amico e sempre con amicizia ti dice: diventa socio della banca. Così riesco a darti dei fidi, dei prestiti e dei mutui. Questo è un vero e proprio ricatto. Quello che è il mio invito ai vari imprenditori italiani è di svegliarvi, devi informarti. Una delle cose più ridicole che mi sento dire spesso è: ma sa, devo sentire il mio commercialista e il mio avvocato. Svegliati. Ti pare che dovevi vedere questo video per sapere della possibilità di controllare il mutuo o il conto corrente o il leasing? Mi viene in mente una grossa società che aveva un mutuo di 4-5 milioni di euro, che palesemente il contratto era alla genesi, aveva superato il tasso soglia di usura, quindi doveva prendere indietro circa 1 milione, 1 milione e mezzo di euro. Dove in fondo alla stanza c'era questo pseudo ragioniere, okay, che non capiva niente. Inizialmente si è opposto al fatto che non era vero, poi ovviamente dimostrato a livello matematico, giuridico, con sentenze, leggi, eccetera, eccetera, ha ceduto e l'imprenditore poi si è un po' arrabbiato. Due cose. Se non sai, stai zitto. Fare un conteggio econometrico non è un lavoro specifico dei ragionieri, ok? Quindi lo dico anche agli imprenditori. O sono esperti o non lo sono, però una cosa. Se non sai, stai zitto, santa pazienza. Caro imprenditore, le tue capacità non le ha nessun altro. Sei tu che devi informarti che oggi devi essere un po' ragioniere, un po' avvocato, un po' uomo marketing, un po' manager, un po' venditore, un po' tutto. Questa è l'evoluzione. La tua impresa è tua e di nessun altro. Fai le tue ricerche e fai le tue scelte. Oggi, con questa decisione dell'antitrust, si stabilisce che le banche perdono tutti i giorni, solo che in pochi ne parlano. Quindi svegliati e fai quello che devi.